Bentornati agli amici del NEFA. Oggi siamo venuti sul luogo del delitto, ossia domenica scorsa c'è stato gli amici del NEFA, una gara bellissima, riuscita, 100 persone, tutto favoloso, partì il vento e io mentre guardavo gli altri pescari che avevo un po' di rabbia, ho detto sai che io quasi quasi ci torno, guardi il meteo, se mette buono ci torno, se, oggi è buono, ma sarei tornato anche senza il tempo bello, anche perché qui da Fabiana Alessandro Bradebra si sta veramente da 10. Oggi vorrei farvi vedere qualche pesce grosso, cioè devo trovare una scusa per dire sono venuto a pescare, perché se no Claudio vede il video e dice ma che cazzo sei andato a far vedere, ma lascia perdere, bisogna trovare una scusa, ora ci penso e poi ve la dico, dai. Quindi io si è fatto la pattumaglia di mais, che alle carpe gli piace un bel po' vedere la colonna dentro lo scodellino di questa robaccia qui, che non è altro che mais, pari pari, però che arrivano a mangiare e trovano solamente la poltiglia. Piace. Io purtroppo qui c'è roba, c'è altra roba, lo so, c'è anche la bava, volesti un formaggino, ma non c'è il formaggino, non ci sta, c'è il mais, non è che sia il massimo. Ci è voluto un po' a farle entrare questi pesci, ma e mi sa che bisognerà rinforzare un po' gli ormeggi, perché si voleva far vedere con la Silver Mamba, non ci sono grossi problemi, ma il problema nasce sulla dimensione. Prima un ragazzo là ha preso una carpa da 18 kg, ora no, io non spero si prenda qualcosa di più piccolo, perché se no 18 kg non si sa nemmeno dove poterla mettere, anche perché non siamo armati. Finale, ci sarà un finale di 14 e mi sembra un po', sarà un po' da riguardare un po' tutto. Guarda l'elasticata, per fortuna c'è il nostro elastico, il Viking di 2-3. Allora questa noi, ora a parte le battute, siamo venuti più che altro perché domenica tutti sono rimasti colpiti dalla Silver Mamba per il rapporto qualità prezzo ovviamente, e guarda che si può, se te guardi dai video ci puoi pescare con fili grossi, a pesci grossi. Io ho detto ma guarda tutti e dimmi ma il video, ma come non c'è un video? E poi ho guardato, non l'avevo mai fatto un video con i fili grossi con la Silver Mamba, e niente, è che oggi abbiamo provveduto con questa scusa di venire qui al Primavera. Io ti dico parlo ma c'ho il culo veramente stretto, perché i pesci qui sono solo enormi. Quella fava di Alessandro è là, mi ha detto guarda sì c'è anche delle carpette, sì carpette è una sega, ora voi non lo sentite ma sta ridendo perché per loro queste qui sono carpette, è una carpa da comunque 5-6 kg, cioè, non è una carpetta, vedo. Mi ha detto forse la più piccola che c'è qui dentro, ecco, meno male l'ho presa io perché sennò è un casino. E meno male c'ho l'elastico, che poi dopo vi farò vedere per bene, che se l'elastico non fa il suo dovere, che si fa? Si prova a venire indietro. Proviamo, dai. Mi ha fatto paura quando l'ho ferrata, che un ragazzo di Racker Fishing ha detto, ne ha prese una enorme, ha detto, io se prendo quella e gli racconto. Nulla, si comincia subito per noi con il botto. Bel pesce, bello, bello davvero. Vi spiego subito due cosine al volo. Ovviamente testa di guadino, nuova Preston XS che deve essere decisamente capiente e gommata.
uno per non danneggiare il pesce, due per poterlo guadinare in tutta sicurezza. In guadino noi usiamo il nostro nuovo NJ Net. Come i più attenti avranno notato, abbiamo utilizzato la seconda boccola, inserendo il calcio a 5,50, così il guadino è tornato a 4,20 m, però con una robustezza che si può garantire anche il salpaggio di questi pesci qua. Il fiatone, vediamo se se ne pigli un altro, io perché no, qui mi prendono un giro, dicevo, si prende a pescare, se da solo non prendi niente. Allora, noi abbiamo un po' sgranato, poi sì, nella speranza che sgranino anche pesci. Ecco, mi è toccato mettermi, vedi, sono stato in discoteca con gli occhiali polarizzati. Che bestia è? Una arpa, una arpotta, meno male. Si è cambiato un po' perché prima siamo un po' impauriti. Allora si è messo nell'astio sempre il nostro Viking da 2,5 e si è provato a vedere se questa è un po' addormentata, ma mi sembra un po' più grossotta. Sarà madonna, è pesce. Fermo, perché con il sole in faccia non si vede niente, però tac. E che pensa, ve ne pigliasse un'altra? Abbiamo fatto una pausetta, abbiamo mangiato insieme agli amici un panino buono, tra l'altro forse era la fame ma era buono, e siamo tornati e ho detto, sai che loro erano in fingarde, pensavano che io non tornassi, in realtà eccola qua. Tira, madonna. Questa è grossa, ma grossa. Alla fine si è preso anche pesce. Ora vediamo, perché vedo arrivare un po' di gente, non vorrei come sempre mi prendessero la canna di mano. Allora, come sempre, noi si va a pescare e puntualmente la canna ce la prendono in mano. No, non è vero, oggi dai, Silvano è venuto con me. Silvano Ciottoli, che facente parte della società Val di Sieve in Nefa, un amico più che un cliente, e mi ha accettato di accompagnarmi qua da Fabiano a Laghi. Chiaramente mi ha detto, oh, a una certa ora fammi pescare. Va bene, tanto da presentarvi la roba, sì, che tanto fa perché non prende nulla, io. Forse, ora si guarda. Bene, si guarda un po' di roba. Partiamo proprio dall'inizio e vi spieghiamo più o meno la pescata. Ora apriamo una parentesi. La pescata non è che la puoi aspettarti il 15 di dicembre di fare una pescata cali, boom, prendi, boom, prendi. Non si sapeva, qui il lago, ripeto, qui da Fabiano c'ha, lo chiamano loro il lagone, dove ci sono i pesci grossi. Ti dico la verità, ero partito già con l'idea di prendere forse un pesce. Siamo già, si è visto anche diverse mangiate, in tello meno male non me l'hai filmate, quelle, i lisci che ho fatto. Vi spiego cosa ho fatto, perché. Allora, prima di tutto abbiamo fatto un po' di fondo con la nostra K1, una pastura paurosa a doppia macinazione che va benissimo per tutti i tipi di pesca, estate, inverno, la famosa quattro stagioni, la famosa. Nel frattempo Silvano ha fatto un liscio, ma questo mi fa piacere, va bene, comunque. Tutto abbiamo continuato ad alimentare la classica pescata dal lago con del mais e dei bigattini. Cosa abbiamo fatto di particolare? Abbiamo fatto una cosina che spesso piace, ossia abbiamo tritato il mais. È una cosa che si fa spesso, specialmente dove c'è dei pesci di un certo livello, perché gli fai la colonna, vengono attirati, vanno lì e trovano solamente, diciamo, poltiglia. È una cosa che le provi un po' tutte, diciamo, ora, perché, ripeto, ve lo dico, anche se c'è il sole, è freddo, non è caldo, è l'acqua ancora più fredda. Questo era tradotto un po' cosa abbiamo buttato. Come tipologia di lenza abbiamo usato del filo della lenza madre del 18 e messo una finale
del 14. Per questi pesci siamo sotto tarati, un'esagerazione, però per vedere se si vedeva una mangiatina in più. Ora a Silvano, siccome è di Sarat, no scherzo, si è messo con il finale del 16. E gli ami abbiamo usato un amo della Tubertini, la serie 800 del 14, e un galleggiante, il nostro Iuda, da 0,50. Prima da 0,30, ora abbiamo messo da 0,50, che si è alzato un po' di vento, da là ti fa pescare proprio lui, perché non si vede niente, che se si vedeva qualcosa e si pescava bene, pescavo sempre io. Vediamo se ora si prende qualche altra cosa, dai. Jonathan mi ha trattato malissimo, perché vi ho parlato dei prodotti e non li ho fatti vedere. Ora ve lo ripeto, galleggiante Iuda, filo passante, forma classica da laghetto, asta incastonata per tre quarti dentro, super super visibile, tranne il contrusore che non si vede la sega, e ti dico, è veramente fantastico, indistruttibile, galleggiante ovviamente made in Italy, questo è proprio una bomba. Una cosa non v'ho detto, l'elastico fermo, e non inquadrare con la bustina, no, sulla bustina dai, con la bustina tattica, elastico. Elastico, Viking, entrambi i pesci, ma soprattutto la prima, senza questo elastico noi non l'avevamo presa, perché ha fatto un allungamento da paura e sapeva il filo di 14, cioè non chissà che cosa, insomma, è veramente bello, veramente veramente bello. Questo qui, questo tra l'altro per chi lo volesse, perché noi ne bisogna vendere in sostanza, lo facciamo dall'1,5 al 3,4. Una gamba, insomma, una gamba che ci fa veramente tutto e di più. Io sto parlando, però sto patendo perché voglio andare a riprendere la canna a Silvano. Vabbè, allora si prova, si guarda un attimo. Ah no, aspetta, gli ami, Dio buono, gli ami. Serie 800 Tubertini. Amo senza ardiglione, rigorosamente senza ardiglione, black e fatto proprio specifico da carpolo. Anzi, fermo, la voglio qua dirai io, guarda. Oh, vediamo un po'. Guarda, fermo, eh. Oh, vai. Stasera si fa il sugo, si fa, va bene? Si fa il sugo con la trota. Fermo. Oh, guarda, ti faccio vedere. C'è ancora la squama della carpa, è più grossa la squama della trota tua, Silvano, ragazzi, voi ora per i più non lo conosceranno, è una delle persone più buone di questo mondo, più, che ti posso dire, disponibili. Oggi ha perso una giornata intera per venire a pescare con me e gli faccio fare anche gli esperimenti, capito? Alla fine mi toccherà regalargli qualcosa, gli regalerò una manciata di bachi, di più un posto. An empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stairs creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even dress myself. It's killing me to see. È successo, ma belle perse 4-5. Sono tutti cazzo. È quasi buio. Fate occhiali. Wow. Quel ragazzo là, no, inquadra Alessandro, ma perché là con lei il suo, no? Non buttare nulla, io gli ho dato retta anche. Come gli ho dato retta anche. Non buttare nulla. Ho buttato secchi, ma un pesce a giro, cioè un pesce. Non se ne fa punti perché non se ne tira fuori uno. Però, Mariano, li puoi buttare più piccoli, per piacere, grazie. Troppo grosso. Praticamente siamo a due mostri presi e a 4-5, andatene belle persi. Allora ragazzi, non vi guardo nemmeno, anzi vi guardo male. E ho perso un monte di pesci. Sono cazzato che non ho perso un monte. E... però le loro le fa festa, fra un po' il sole non c'è più. Io ringrazio Silvano che ora ha giocato con me, si è fatto le gag. Che dire, la canna, la nostra Silver Mamba, l'ha fatto comunque sia il suo dovere, è una canna piacevolissima ovviamente, voi non la potete sentire
del video. Ti aspettiamo in via Lisbona 17 oppure come sempre www.nefafresca.com. Un bacione a tutti, ciao!